Eccoci qua, ben trovati su Yo-Kai Watch Academy Vita da Studente. Oggi tocca affrontare e sconfiggere Elzemechia nel labirinto stellaria. Guarda che bellino, va. Tutto colorato, tutto puccioso. I simboli magici. Direi di non perdere tempo in chiacchiere, entriamo. Il livello ce l'ho bello alto, Sono arrivato a un bel livello questo giro. Forse anche più alto di quello che avevo l'altra volta. Anche se l'altra volta poi ho finito il gioco con il livello 400. Quindi il boss finale sta al livello 400. Ma concentriamoci sulla missione di oggi, la danza finale di Elzemechia. La Repubblica di Stellaria è diventata il paese più influente del pianeta e ora sta attaccando le altre potenze mondiali. Fermiamo Elzemechia e il suo piano. Un bel po' di punti esperienza come ricompensa. Poi ci saranno sicuramente anche dei mobini qua dentro da affrontare. Ma che... Ma no... Ma che quadri sono? Ora che roba. Questo proprio, egocentrismo puro. Però belli questi quadri, sono quadri storici comunque. Abbiamo pipistrello oscuro, mio Dio che paura. Pipistrellaccio, che fai? Mi vuoi attaccare? Ehi. Ah, però mi dai anche la moneta, allora sì, la medaglia, la moneta. Come se avessi usato a giocare Yo-Kai Watch oggi. La moneta. Se mi trasformassi sicuramente farei prima. Sì, decisamente. Ah, ma sono praticamente al loro stesso livello. Ho fatto bene allora ad allenare. Sì, a farli allenare, perché io in realtà non ho fatto niente. Io lasciavo andare Switch e Switch giocava. Come? Magia. Lui si è buttato sull'attacco, ovviamente ha perso. In realtà basta comprare un controller e scegliere una missione in particolare per salire di livello facilmente. Facilmente, ci vuole tempo, però salgono di livello comunque. Purtroppo a sto giro ho dovuto farlo perché non avevo lo sbatti di allenarli un'altra volta. Cosa che ho fatto come un idiota la prima volta. A sto giro ho proprio detto no, mi dispiace, ma... La casa, Zahum! Beh, qui che succede? Ah, vabbè, ma... però anche voi, dai, su ragazzi, però. Ora possiamo andare. Dimmelo però che devo affrontare proprio tutti. Cioè, dimmelo prima. Non me lo mettere in alto, qui non leggo mai in alto. Ah, ma qua ci sono altri quadri. La rivoluzione francese. Ah, proprio guarda, questa si crede l'eroina del mondo intero proprio, eh. Vabbè, facciamola abbassare la cresta. Apro la porta con la potenza proprio, si impegna. Tengo l'immagine un po' alta perché sennò non ci vedo niente. Eccolo qua, va. Facile, no? È facilissimo. Questo è l'attacco da qua sotto, vedi? Guarda quanto è facile, dai! È una passeggiata a questo livello! È una passeggiata così, dai, ragazzi! Ma che stiamo facendo? Ci stiamo proprio divertendo, ce la prendiamo alla leggera! Mi aspetto che si ricarichino gli attacchi! E poi... Fiamme! E va KO il tato! E poi andiamo... Tennista, vieni di qua, dai! E poi guarda! Non fa neanche in tempo ad attaccare! Grazie Tidain. E comunque non mi parlando con i ragazzi che hanno fatto la patch, sì, tra cui io, siamo d'accordo che il nome Guerriero Azzurro non è proprio carino, però funziona. E sì, ho detto azzurro e non verde e niente, ho sbagliato, succede, ciao. Anche perché ragazzi, se poi andiamo a vedere i nomi che da Yo-Kai, da level 5, quelli proprio ufficiali, insomma, Se ne passano per arrivare ai livelli nostri, voglio dire. Oh cielo! C'è un brutto signore super forte. No. Pensavo fosse qualcosa di forte, invece no. Ragazzi, ma quando so questi livelli proprio faccio lo spavaldo, no? Lo smargiasso. Dai, che... Oh, mi cura, grazie. Eh sì, dovrei chiamarlo Guerriero Verde perché io faccio tanto quello. Bisogna usare nomi italiani se sono localizzati, anche se dal team traduzione fan. Io non faccio test, io sono speciale. Ah, sprecato questo, vabbè dai. Ma non è che ci serva chissà quale potenza di attacco
Incredibile oggi, perché oggi proprio sto carico. Ah! Dov'è Sarchiapone qua? Mamma mia, ragazzi. Ma oggi, allora, l'altra volta contro il Zemekia ho avuto un po' di difficoltà, perché ovviamente era molto forte e quindi lei se la prendeva tranquillamente con me, no? E però stavolta mi sa che ci prende lei gli schiaffi. Eppure tanti ce ne prende, mi sa. Non perché è donna, certo. Sottolineare, al giorno d'oggi qualunque cosa dici sbagli, quindi voglio proprio precisare. Ci prende gli schiaffi perché ha un nemico da sconfiggere, tutto qui. Ma più è grosso più pensa di fare male? Ma vedi, non serve a niente. Non serve a niente essere grossi se poi non sai. Dov'è? Ah, l'hanno sconfitto. Oh, Rosa, t'a posto? Andiamo, va. Mi sa che ci siamo ora, perché quelli erano belli grossi i nemici. E poi 3 è il numero perfetto. No, c'è un quarto numero. Ha un brutto presentimento, però ci fa avanzare comunque. Quindi se c'è la bandierina vuol dire che già è pronta la stanza. Sì. Il Zemekia, mangiamo uno spuntino veloce, ragazzi. Attacchi carichi, siamo tutti pronti. Let's go! Dannazione, sono arrivati tutti sani e salvi. Però, devo dire che sono stati sorprendentemente veloci. Dimmi, Valerio Notti, hai ripensato a quella proposta che ti ho fatto? Non accetterò mai, Edna Lucenti! D'accordo. Proposta? A cosa si riferisce? Tranquilli, ragazzi. Si trattava solo dell'ultimo dei deliri di questa tizia. Deliri! Guarda che la presidentessa voleva solo il vostro bene, sciocchi! Basta così, Nino. Ma... ho detto, basta così. Non so voi, ma io ho un brutto presentimento. Forza, Zemekia, fatti avanti. È ora di risolvere la questione. Il presidente ha ragione. Non vi lasceremo mai la terra. Proprio così. Preparati a soccombere. Incredibile. Nonostante tutto volete ancora lottare contro di me. Certo che voi terrestri siete davvero incapaci di capire. Ma ora è tempo di fare sul serio. Io e il Zemekia vi annienterò. Sarai tu ad essere annientata invece. Forza, Matteo, diamoci da fare. Sì? Ed eccoci qua, faccia a faccia con El Zemekia! Con la sua host, immagino, in sottofondo. Ovviamente io attacco tutto spiano. Lei ha la seconda fase, mica mi ricordo. Ok, wow! Certo, però, ragazzi, che ce le sta prendendo di santa e ragione, soprattutto. Mamma mia! Non mi ricordo di aver mai fatto tutto questo danno la prima volta. Sinceramente, non mi ricordo di preciso com'è andata, ma mi ricordo di essere... di aver avuto difficoltà e di essere stato sconfitto anche. Allora, quello l'ho schivato a fortuna, lo ammetto. Proprio è andata benissimo. Vai, vai Valerio! Attacco finale! Andata. Ah, c'è la seconda fase? Ah, non sarei voluto arrivare a tanto, ma mi avete costretta. Che strano, non sembra affatto stanca come credevo. E se... Allora, che te ne pare? Non pensavo che avreste accumulato così tanto potere. Mio caro Nino, credo che per stavolta sia meglio fare un passo indietro. D'accordo, presidentessa. Elzemechia! Mio signore!
Questi mocciosi mi sono d'intralcio. Vanno eliminati subito. Ma mio signore, non credo di poterli battere al momento. Non credi? Forse non mi sono spiegato bene. Devo forse ricordarti che anche tu potresti rimetterci da tutto questo? Non vuoi che faccia qualcosa al tuo tenero pianeta, vero? Al tuo pianeta? Che intende dire? D'accordo, mio signore. Mio caro Nino, potresti farmi un favore per cortesia? Oh? Ma che? Quella è Edna? Nino, prenditi cura di questa ragazza. Va bene, sarà fatto. Ha rilasciato Edna? Ma perché? Perché non ho più bisogno di lei. No, e ora che cosa succede? Sta accumulando energia! Se non facciamo qualcosa potrebbe scatenarla sull'Accademia! Lo sapevo, nella battaglia di prima Zemeckia si stava trattenendo! Cosa? Sì, è così. Lo scopo di quella lotta era solo quello di prendere tempo. Adesso però inizierò a fare sul serio. Vi annienterò, proprio qui. Già, non siete gli unici a dover proteggere qualcosa di caro, sapete? Dannazione, che diamine è questo potere? Valerio Notti. Ti avevo avvertito, no? Da qui non si torna più indietro. Trasformazione! Mio signore, anche se dovessi perdere, non posso non proteggere il mio pianeta. Wow, me l'ero completamente scordata questa. Mamma mia, che bella. Allora, ragazzi, ci siamo. Facciamole male, per forza. Non so se tocca, se sarebbe meglio eliminare le ombre prima. Magari prende un debuff o qualcosa del genere, non ricordo proprio. Ma non mi pare. Ok, occasione, grande! Grande mago! Quindi le facciamo male in qualche modo, eh? No, niente velo magico, vai via! Che fai? Aiuto, ho preso un danno grandissimo! Cavoli! Ah, wow, 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 wow! Ok, grande! Quindi è un gioco di attesa a questo punto, è diventato. Devo solo aspettare che lei vada in faccia a quell'attacco strano e poi l'attacco. Oppure prenderci gli schiaffi comunque. Dunque, le ombre di Ezemekia non servono a nulla ora? No, velo magico no, me ne vado da velo magico. Che fa male. Dov'è? Oh cavoli! Ah, perché l'ha rifatte le ombre! E sono ancora più forti? Ma perché? È Zemeckia. Ci vuoi tanto male, ci vuoi? Ma le ombre... Cioè, lei ha fatto male anche alle sue ombre? C'è il friendly fire in questo gioco? Ok, questa me la sono cercata. Lo ammetto. Vabbè, però mi sono messo proprio per sbaglio lì in mezzo. Non potevo evitarlo. Ok, vai. E sono andate le ombrette. Ah, ma anche lei è quasi andata. Eppure io, pure io. Aiuto. Vai, dai. Oh, grande, Tato, grande. Purtroppo mi aveva bloccato. Ok, non mi ha preso forse. Ok,
Vai, meno questi, meno questi! Meno questi così mi ricarico un pochettino intanto. Ok. Let's go! Let's go, Ski Grandoski! Yes! È finita, Zemechia! Arrenditi! Valerio, se non sembra conoscere la verità, gliela spiegherò io. Perché, Matteo, tu la sai? Come fa Matteo a sapere la verità? Siamo saliti di livello, sì sì, bene. Presidentessa! Ah, ormai non c'è più niente da fare. Ho perso. E Zemechia, non ti perdonerò mai per ciò che hai fatto alla mia famiglia. Di le tue ultime preghiere, perché sto per annientarti. Io avrei fatto del male alla tua famiglia. Esatto. Dopo che avevo visto quell'ufo e portato via i miei genitori e mia sorella. L'ufo che vedesti tu era particolare. Era dotato del sistema nebulosa. Il sistema nebulosa? Sì, catturammo la tua famiglia per impedire che rivelassero il segreto. Con tutto rispetto, mio signore, è davvero necessario eliminarli? Non credo che arriveranno mai a capire il funzionamento del sistema nebulosa. Può darsi, ma non voglio rischiare. Prenderò tutte le precauzioni del caso. Prenderò tutte le precauzioni. Solo per questo. Stai dicendo che io ho perso i miei genitori e Marina per... Valerio... Io non ti perdonerò mai! Fermati, Valerio, non attaccarla! Matteo? Elzemechia stava cercando di salvarci. Anche lei voleva salvare la Terra. Se avesse davvero voluto invaderci, l'avrebbe fatto già da molto tempo. In effetti, ora che ci penso, non ha esercitato alcun controllo su di noi. Questo perché voleva evitare che Mazera prendesse in mano anche la Terra. Cosa? Hai forse perso la testa, Timoni? Ti sto dicendo la verità. È stato Raiden a dirmi tutto. Come? In realtà, Elzemechia era la principessa di Koori, un pianeta immerso nel ghiaccio. Fino a non molto tempo fa era un pianeta vivace e prospero. Un giorno però arrivò a Mazera e ne minacciò la pace. E Zemechia allora si mise a capo del suo stesso esercito cercando di resistere. Purtroppo per lei però il potere di Mazera era troppo superiore. Fu presa in ostaggio da lui diventandone una subordinata. Non ci credo. Quindi anche Zemechia avevano ragione per combattere. Presidentessa, non ho bisogno della vostra pietà. Vi ho attaccati solo in nome di Koori. Anche voi state combattendo per il vostro pianeta, giusto? Se è così, non ti resta che una cosa da fare. Usa quella spada e trafiggimi! No, non lo farò. Ora che conosco la tua situazione non posso attaccarti. Sei una buona a nulla, Zemechia. Ne ho abbastanza dei tuoi fallimenti. È giunta l'ora che anche tu riceva il mio potere per annientare i terrestri. Ma che... Presto, Valerio Notti, attaccami! Cosa? Se non lo farai, il mio corpo sarà controllato per sempre da Mazera! Non farlo, Valerio! Dobbiamo salvarla senza causarle alcun dolore! Che stai aspettando? Forza, colpiscimi! Non posso... Non posso continuare a causare dolore alle persone! Ti prego, Valerio, non lasciarmi nelle grinfie di Mazera! No, fermati! Grazie di cuore, Valerio Notti. I tuoi desideri e il tuo coraggio mi porteranno per sempre con me. Ah, se solo avessi avuto il coraggio di lottare fino alla fine come te. Quindi è questa la fine, immagino. Beh, è stato bello finché è durato. Ti prego, Valerio, sconfiggi Mazera e riporta la tranquillità nell'universo. Addio, coraggiosi amici di questo splendido pianeta. Ah, e tu là in fondo. Sai, ti preferivo come eri prima.
Ezemechia. Addio, signorina Edna. Grazie per il tempo che abbiamo trascorso insieme. A quanto pare, anche Ezemechia era una vittima in tutta questa storia. Già, non poteva far altro che seguire gli ordini dettati da Masera. Mi dispiace. Non sono riuscito a proteggerla come avrei voluto. Non darti colpe, Matteo. Non sarebbe potuto andare altrimenti. Ora però dobbiamo vendicarla. E c'è un solo modo per farlo. Esatto. Il nostro vero nemico è Masera. Sì, ne sconfiggeremo Masera e vendicheremo Ezemechia. Ben detto, signor presidente. Preparati, Masera, stiamo arrivando! Cosa? E quello che diamine sarebbe? Finalmente ti fai vedere anche tu. Sul serio, di cosa si tratta, Raden? Sì, quello è il corpo di Masera. Si tratta di una sorta di buco nero che avanza per lo spazio. Non a caso viene anche chiamato Masera il Divorastelle. Il Divorastelle. Quindi potrebbe anche aver distrutto il pianeta di Calixta. Esatto, ma non solo. Anche il mio pianeta, Tytron, è stato una sua vittima. Ora però, grazie a te e ai tuoi amici, ho la possibilità di vendicarmi di lui. Ma che... chi diamine è questo tizio? Ah, le solite forme di vita inferiori. Chi credete che sia? Sciocchi! Il mio nome è Masera. Questo sarebbe Masera. Ma non doveva essere un buco nero. In teoria sì, ma ora deve aver assunto una sorta di forma materiale. Volevo usare la Terra come portale per rifornirmi di energia vitale. Ma ora è diventata una seccatura per me. Così ho deciso di mangiarla. Cosa? Avete capito bene, sta arrivando la fine per voi. Tu dici, nonno? Io ho altri piani in mente. Proprio così saremo noi a vincere questa battaglia. Non ci mangerete mai. È inutile opporre resistenza, non c'è modo di sfuggire a Masera. La vostra disperazione è il condimento perfetto di questo pasto. Sì, li sento. Sento la paura e il terrore crescere dentro di voi. No, no, avete sentito? Ha detto che vuole mangiarci. Ma come si può sconfiggere un buco nero di quelle dimensioni? Io avrei un'idea. Eh? In questi mesi ho lavorato in gran segreto ad un progetto nazionale. A dire la verità, avevamo già scoperto tempo fa la vera identità di Masera. Ecco perché abbiamo creato un'arma in grado di distruggere i buchi neri. Dici sul serio, Aria? Ma è fantastico! Ma quindi prima, quando hai controllato il cellulare? Esatto, mi è arrivata la notizia che il missile distruzione X è stato completato. Incredibile. Non pensavo che la vostra tecnologia fosse così avanzata. Il ragazzo è già pronto. È stato posizionato a centro del cortile dell'Accademia. Fantastico. Questo significa che potrà essere usato subito. Proprio così. Forse andiamo ad assistere al lancio. Sì! Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Attivazione motori completata. Missile distruzione X. Decollo! No, il missile distruzione X è scomparso, com'è possibile? Oh, che peccato.
Pare che il vostro giocattolo non abbia funzionato. Questa voce, Mazera. Per fortuna che mi ero preparato a dovere anche per questo. Stai dicendo che eri venuto a conoscenza del progetto? Impossibile, c'eravamo assicurati che nessuno potesse venire a saperlo. E infatti nessuno me l'ha detto. Ho solo letto i vostri pensieri, tutto qui. Cosa? Quindi puoi leggere nella mente? Ma guardatevi, avete gli occhi pieni di paura. Sì, è questa la paura che mi piace. La paura di chi ha perso la speranza. Forza, terrestri. Spaventatevi ancora, e ancora, e ancora. Non fermatevi qui. Ah, non vedo l'ora di gustarmi la vostra sconfitta. Oh no, siamo spacciati, non possiamo vincere contro di lui. Hai ragione, Sanelli. Forse non ci resta che arrenderci al suo potere. No, questo mai! Gibastiano. Ah, se solo ci fosse il mago Teodoro della serie di Teodoro e mago di Valdoro. Ma certo, ci sottoporrebbe subito ad uno dei suoi allenamenti. Maestro! Ah, non è successo niente. Qualcuno mi ha chiamato per caso? Ma lei è... Maestro Zazel! Wow, incredibile! Aspetta un attimo, Comanuel, anche tu conosci il Maestro Zazel? Certo che sì, Gibastiano. Immagino sia lo stesso per te, vero? Ovvio! È stato lui di insegnarmi ciò che dovevo sapere sui miei poteri spiritici. Se non ti ho detto niente è perché mi aveva chiesto lui di tenere il segreto. Ma è la stessa cosa che ha detto anche a me. Incredibile! Ecco perché nessuno di due ne era a conoscenza. Ne è passato di tempo, vero? Mi dispiace di non essermi fatto vedere. Ah, non devi scusarti. Sono felice di rivederti, Zazel. Cosa? Lei conosce il preside, maestro? Sì, è da molto tempo anche. Tutto questo potrebbe essere un segno del destino se ci si pensa. Forse è giunta l'ora che vi presenti anche qualcun altro. Il mio nome è Emma Scolari e sono il vicepreside dell'Accademia. Ma quello è Emma il Grande! Congratulazioni per il vostro completo risveglio, maestà. Oh, ma non è stato per merito mio. Dovreste ringraziare Emma per questo. Ma ora torniamo a noi, Zazel. Sai cosa devi fare, vero? Certamente. Ascoltatemi, eroi yokai. Ora che Mazara ha distrutto quel razzo, è probabile che si rilassi un po'. Noi però non faremo altrettanto. Anzi, ci alleneremo a più non posso. Wow, fantastico! Ho preparato per voi alcuni allenamenti speciali in ciascuno dei tre monoliti Y. Sono tutti piuttosto intensi, ma non avrete nessun problema a superarli. E mi dica, perché scelgono i tre monoliti UE per queste prove? Semplice, sono i luoghi in cui il potere spiritico si concentra più facilmente. Ne ho testato personalmente le capacità e posso dire che è così. Wow, sul serio? Bene, siete pronti? È tempo per voi di diventare dei veri super guerrieri UE. Zazel ha ragione. Preparatevi a dovere e poi tornate qui a parlare con noi. Sì! Bene, 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 amici, wow! Episodio intensissimo! Niente meno, niente di meno. Allora, io un attimino una cosa nel negozio. Io ho tipo 800 e rotte gocce Y, quasi 900, wow. Sì. Il costume Momo! Bello! Bene, non nulla di fatto. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio di Yokai Watch Academy ci sarà da divertirsi, ci alleneremo con Zazel. Ad ogni modo in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo al prossimo video, ciao!